Questo è il nuovo Osprey Talon Velocity, uno zainetto da trekking che sotto molti punti di vista ricorda uno zaino da trail running. E adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Talon Velocity, perché qui troviamo il classico schienale della serie Talon, ovvero l'Airscape di Osprey. Uno schienale che diciamo bene ma non benissimo, perché è molto stabile da questo punto di vista, volendo anche facendo fast hiking, corricchiandoci eccetera, lo zaino veramente molto molto stabile, però è anche uno schienale che va a diretto contatto con la schiena e non è super traspirante. Utilizzato in delle giornate miti, ci sta ancora, utilizzato in delle giornate particolarmente calde e estive, ecco che si suderà parecchio. Quindi da questo punto di vista bene la stabilità, però diciamo che la traspirabilità è un pochino sacrificata. Aspetto però che mi piace di questo Velocity è che lo schienale è regolabile in altezza con un sistema velcro molto semplice da utilizzare e ci permette di regolarlo perfettamente in base all'altezza della nostra schiena. Passando alla fascia lombare, vi dico subito che questa fascia lombare non è pensata per andare a scaricare del peso, ma più per tenere fermo lo zaino. Infatti troviamo una fascia lombare completamente destrutturata che ci permetterà di portare al massimo 6-7 kg, non andrei oltre, perché dopo tutto il peso sennò va a gravare sulle spalle. Una fascia lombare che è fatta con un tessuto veramente molto traspirante, fatta molto bene. Nella parte di destra troviamo una piccola taschina da andare a riporre un telefono, qualche oggetto chiusa da zip, e nella parte di sinistra invece troviamo una taschina elastica senza nessuna zip aperta. Per quanto riguarda invece la chiusura sulla parte anteriore, classica clip da andare a stringere in modo tale da chiudere lo zaino. Questa lavora bene anche a pieno carico, non ha dato nessun problema. La parte più interessante di questo Talon Velocity però sono gli spallacci. Iniziando dal materiale, sono degli spallacci veramente molto molto traspiranti, abbastanza imbottiti per il tipo di zaino, perché comunque anche con i 6-7 kg si riesce a trasportare senza avere troppo dolore alle spalle. Quella che è sicuramente la caratteristica fondamentale sono le tasche che troviamo su questi spallacci, perché ricordano tanto uno zaino da trail running. Infatti sullo spallaccio di destra troviamo la tasca superiore, che è classica, dove poter inserire una soft flask con anche il cordino per andare a chiuderla, e una tasca inferiore, anche lei aperta, dove poter inserire qualche oggetto. Sullo spallaccio di sinistra invece troviamo altra tasca per una soft flask a 500 ml e una tasca chiusa da zip dove potevamo andare a inserire qualche oggetto per la parte più alta. Diciamo che anche qua un telefono ci sta molto molto bene. Queste sono sicuramente delle tasche prese dal mondo del trail running, che però messe su questo tipo di zaino ci possono stare e mi sono piaciute, perché veramente ci dà modo di poter sia un pochino bilanciare il carico sia poter avere tanti oggetti che nella parte anteriore. Altro aspetto poi che mi è piaciuto molto è che la chiusura sul petto non è fatta da una singola cinghia ma da due cinghie. In questo modo veramente possiamo chiudere veramente bene tutto lo zaino. E qui troviamo anche il classico fischietto. Passando invece alla parte posteriore di questo Talon Velocity, inizio dai due lati che sono abbastanza simmetrici. Qui troviamo una tasca dove poter andare a inserire una borraccia, comunque qualche oggetto. Io specifico una borraccia perché queste tasche hanno anche il taglio perfetto per riuscire sia a mettere che a togliere la borraccia in autonomia, quindi da questo punto di vista saremo autonomi per prenderci l'acqua. Sempre poi sulla parte laterale troviamo anche due cinghie, una superiore e una inferiore, entrambe apribili, e dove possiamo andare a fissare lo zaino o comunque a chiuderlo in caso dovessimo utilizzarlo da semi vuoto. Un aspetto che c'è anche sulla parte di sinistra, che non è presente su quella di destra, è che possiamo andare a riporre i bastoncini sulla parte anteriore. Quindi inserendo la punta del bastoncino nella parte posteriore di sinistra e il manico del bastoncino sullo spallaccio di sinistra, potremo andare a trasportare i bastoncini nella parte anteriore senza dover togliere lo zaino ogni volta che dovremo riporli. Classica soluzione di Osprey che torna sempre tanto tanto utile quando magari troviamo dei sentieri particolarmente tecnici. Parlando invece della parte posteriore vera e propria, salta subito all'occhio questa enorme tasca rete. Una tasca rete veramente grossa dove possiamo andare a inserire tantissimi oggetti, dove possiamo inserire anche dei secondi strati, delle giacche bagnate che tenderanno ad asciugarsi. Una tasca esterna veramente fatta molto bene. Sulla parte esterna poi possiamo andare a riporre anche o due bastoncini, uno a destra e uno a sinistra, oppure anche una piccozza per fare dell'alpinismo. Sulla parte esterna poi non troviamo null'altro. Questo zaino ha una sola apertura nella parte superiore, che non gliene farei un problema perché comunque uno zaino da 20 litri è molto piccolo, e da questo punto di vista per la parte d'apertura troviamo due chiusure. La chiusura classica composta da un cordino da andare a tirare in modo tale da proprio chiudere lo zaino,
e poi invece la chiusura superiore che va a chiudere la tasca rete, composta da una semplice fibbia da andare a chiudere e da tirare il cordino. In questo modo possiamo veramente andare a trasportare tanti oggetti e volendo nella parte superiore ci sta anche una corda, non tantissima, non lunghissima, ma uno spezzone di corda ci può anche stare. Come vedete naturalmente manca il cappuccio, manca il classico cappuccio che in questo caso non è presente. Però Osprey ha voluto comunque mettere all'interno dello zaino una taschina a rete che funge un pochino da taschina del cappuccio. Naturalmente non ha tutti i pregi della tasca da cappuccio perché in questo caso dovremo completamente aprire lo zaino per riuscire a prendere gli oggetti, ma abbiamo comunque una taschina nella parte interna dello zaino che torna sempre utile per magari le chiavi della macchina o le chiavi di casa. Infine, parlando del comparto acqua, come dicevo abbiamo la possibilità di portare due borracce nella parte esterna. È possibile portare una vescica, una sacca idrica nella parte dietro lo schienale con la possibilità di far andare la prolunga nella parte anteriore. Possiamo portare due soft flask sugli spallacci, però questo zaino non ha il rain cover ma ha un trattamento DVR. Quindi diciamo che se prendiamo qualche gocciolina non sarà un problema, ma nel momento in cui inizierà a piovere tutti gli oggetti all'interno si bagneranno. Infine, per quanto riguarda i materiali, questo zaino è fatto da tanti tipi di materiale. Per intenderci, la parte inferiore è fatta da un nylon 420D, la parte principale da un nylon 100D per 210D. Diciamo che sono tutti dei tessuti molto resistenti, dei tessuti che ci permetteranno di poter strusciare lo zaino anche contro rocce e radici senza nessun problema. Uno zaino che sicuramente si durerà a lungo nel tempo grazie a tutti questi suoi ottimi materiali. Tutti questi materiali poi fanno sì che questo zaino nella versione da 20 litri pesi 860 grammi. Naturalmente poi il peso aumenta per la versione da 30 litri. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per questo Osprey Talon Velocity. Innanzitutto il prezzo, perché Osprey lo vende sul suo sito ufficiale a 160 euro, online lo si trova a qualcosina meno. Ve lo consiglio? Sì, sì, perché è uno zaino col quale personalmente mi sono trovato bene. Ci dà modo di poter utilizzarlo sia per fare magari dei viaggi da ultra trail, robe molto particolari dove abbiamo bisogno di tanta capienza e gli spallacci della parte anteriore ci sono veramente utili, sia come zaino da trekking, uno zaino abbastanza un pochino anche tutto fare, perché come abbiamo visto possiamo portare magari anche una piccozza, un casco, quindi un pochino tutto fare, ma soprattutto anche da trekking specifico per un trekking in giornata. Uno zaino abbastanza tutto tondo che personalmente se avessi trovato uno schienale più traspirante mi sarebbe piaciuto molto molto di più, però come sempre non si può voler tutto dalla vita. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!